Cari amici della settima edizione del premio Fausto Rossano per il pieno diritto alla salute, siamo qui a Teatro Avamposto numero 0 per la prima serata di proiezioni e parliamo con gli autori, gli attori e chi ha realizzato le opere che appunto sono attualmente in corso di svolgimento. Martina Cristofaro, sì. Buonasera. Buonasera. Allora, Strix. Sì. Di cosa parla quest'opera? Strix parla di un gruppo di amici che si ritrova ad affrontare la quotidianità, però ha una forma di alter ego che è un lato artistico e sono drag queen, uomini gay, transessuali. Quindi parla proprio del voler dire questa è anche normalità. Quindi noi abbiamo rappresentato un lato artistico teatrale, ma anche la quotidianità, cioè il livello quotidiano, con parenti che effettivamente sono parenti, amici che sono amici che si sono ben disposti a venire, quindi diciamo che è stato un po' un intruio per dire noi viviamo normalmente perché esseri umani. Assolutamente, soprattutto immagino ci sia stato da parte di queste persone un mettersi in gioco comunque. Molto, personalmente io faccio anche uno dei personaggi e posso dire che è stato da un lato difficile, perché voleva dire esporsi tanto e dire a livello di non teatrale ma cinematografico, ok, io sono omosessuale, però la mia omosessualità non determina il mio carattere, il mio essere. Quindi ci abbiamo lavorato molto sopra, anche per dare un messaggio a livello comunque semplice, leggero, non le solite cose pesanti, le tragedie, per dire vogliamo sposarci, vogliamo vivere, vogliamo non essere discriminati. E nel corto è stato anche inserito quanto è difficile vivere nello stesso mondo LGBT della discriminazione contro drag queen e transessuali. Quindi questo ragazzo che si scopre essere gay, che però alla fine rifiuta il suo amore per il protagonista, che è un drag queen, perché dice io voglio una normalità. Quindi si lasciano proprio perché questo ragazzo ha talmente paura della società che non riesce ad andare avanti. Perfetto. Emanuele Luigi Cuomo, che ovviamente partecipa come attore, voglio chiederti qual è stata la parte più difficile per te? Allora, la parte più difficile appunto è stata creare tutto il progetto, anche perché sono anche il produttore, però diciamo la ricerca di una storia che non risultasse banale, la ricerca appunto dei costumi, della scenografia, delle parrucche, che comunque sono accessori indispensabili per questo tipo di show, quello delle drag queen o delle drag king, e tutto l'aspetto appunto spettacolare che andava ricreato da praticamente zero, anche perché appunto noi lavoriamo sì come attori, però non, questa è la prima volta che ci affacciamo, sperimentiamo questa arte, e quindi era tutto un creare da zero, ex novo. E nella creazione, diciamo, di quest'opera vi siete scontrati con la discriminazione oppure avete trovato comunque sempre? Allora, no, diciamo che tutto il cast è stato appunto unito, ci hanno consigliato appunto nel corto, noi abbiamo messo dei piccoli frammenti di storie quotidiane di ognuno di noi. Poi ci conosciamo da 7 anni, quindi sappiamo vizi e virtù di tutti. Chi è? Sappiamo vizi e virtù di tutti, quindi tra di noi non c'è stato assolutamente nessun problema. Facendolo vedere ad altre persone l'hanno accolto positivamente, sembrerà strano, ma anche in festival appunto internazionali di altri paesi, tra cui appunto Mumbai in India, piuttosto che l'Italia, voi siete uno dei primi festival che ci ha concesso appunto di mostrare questo prodotto. Quindi diciamo che un po' di riluttanza all'esterno c'è, per gli altri paesi non tanto, però anche a delle persone praticamente etero hanno visto il corto, gli è piaciuto, non abbiamo avuto... A livello di set cinematografico c'è stato solo in 2 casi,
per la Napoli, cioè per Napoli, per i quartieri, dove comunque chi ci guardava con dei vestiti particolari, nonostante avessimo delle macchine da presa, di microfoni, la battutina c'è stata, la presa in giro, il comunque un po' entrare di traverso e non per dire voglio apparire anche io, ma per prenderci in giro. Però alla fine abbiamo dovuto fare un nuovo sistema, cioè alla fine è un nuovo sistema per artisti e omosessuali, il non dover sentire le voci esterne, se no non lavoravamo. Certo, assolutamente, poi immagino che comunque grazie a quest'opera avete superato anche gli stereotipi che magari qualcuno vi poteva in qualche modo affibbiare. Sì, e speriamo che comunque in questa modalità così leggera arrivi a qualcun altro che è ancora un po' perplesso. È una forma di denuncia sociale questa, è una denuncia sociale per dire conoscimi, non guardare il mio aspetto, conoscimi e non guardare la mia sessualità. Assolutamente, ma perfetto. Anche appunto conoscimi e magari scopri un'arte nuova che magari ti può piacere, non sapevi l'esistenza delle drag, e ti piace e vai a trovare e vai a vedere qualche spettacolo e conosci persone nuove, ti apri a nuovi orizzonti. E soprattutto conosci le persone per quelle che sono, semplicemente. Esatto. Perfetto, grazie mille. Grazie mille, è stato un grande piacere. Grande piacere anche per noi, e le proiezioni continuano ovviamente al Teatro Avamposto numero 0. Da Ciro Caipa è tutto, alla prossima. Ciao.